Oggi con la nostra video news facciamo un salto in Corea, per la precisione in casa Hyundai. Un SUV elettrico davvero interessante, lo IONIQ 5. Questo modello qui, i più datati forse se ne accorgeranno, ha una similitudine con una vecchia gloria di casa Hyundai, una delle prime auto Toyota qua da noi, la Pony, ma a parte questo imprinting estetico che gli hanno voluto dare, l'auto ovviamente è totalmente diversa perché qui siamo al cospetto di un'elettrica pura e che elettrica. Ne vogliamo parlare, gli vogliamo dedicare un po' di spazio per una ragione molto semplice. Le elettriche in genere, sono delle auto attualmente in fase di espansione e quasi tutte ti danno quel che ti danno e basta. È poca l'offerta che riesce a caratterizzare motorizzazioni, trazioni, capacità di carica, eccetera. Le linee abbiamo visto sono abbastanza avveniristiche, un connubio abbastanza riuscito tra antico e moderno, anche se queste elettriche non sono state ancora democratizzate come look, si riconoscono che sono elettriche, ma gli interni qui sono davvero spaziali, guardate che roba. I sedili sono totalmente reclinabili, tablet centrale e lo schermo che racchiude le informazioni di guida sono tutt'uno, sono giganteschi. Inoltre quest'auto qui ha un head-up display con realtà aumentata, capace di sparare informazioni quasi su tutto il parabrezza. Dunque, una macchina dalle linee classiche, ma sostanzialmente proiettata verso il futuro. Abbiamo parlato di un SUV, non si tratta soltanto di fattezze estetiche, questo è un SUV vero. Ovviamente non abbiamo a che fare con un fuoristrada, non ti ci puoi buttare giù per i dirupi a fare le fangaglie, ma un SUV che si rispetti deve avere la possibilità di essere scelto dall'utente con la trazione integrale, perché magari chi lo vuole, lo sceglie per andare a sciare, perché magari abita in una villetta fuori porta e c'ha lo sterratino che alle volte si infanga. Insomma, la trazione integrale risolve tantissimi problemi, anche se non è estrema. E la IONIQ 5 è disponibile anche con trazione integrale. Quest'auto qui è lunga 4,63 m, ma ha una caratteristica particolare: un passo stratosferico di 3 metri, una lunghezza di passo enorme che gli ha consentito di generare un abitacolo estremamente spazioso e di gestire il vano di carico su due punti, quello anteriore e quello posteriore. D'altronde i motori delle elettriche sono abbastanza piccoli, in questo caso il pacco batterie è sotto il pianale, dunque ci sono a disposizione due vani di carico che ospitano diverse capacità a seconda della configurazione. Ovviamente, se abbiamo a che fare con la 4WD, essendo il motore montato anche sull'anteriore, occupa spazio. Quindi in questo caso il piccolo bagagliaio anteriore ospiterà soltanto 24 litri. Quando abbiamo a che fare con la posteriore, invece questi litri diventano 57. Sul posteriore invece la capacità resta immutata e va dai 531 litri a sedili su ai 1591 a sedili giù. Io amo soffermarmi sulle capacità di carico perché, a meno che non si scelga una sportiva, una due posti, soprattutto una macchina come questa che ti dà la possibilità di arrampicarti da qualche parte, deve avere la possibilità di caricare tanta roba e a sedili giù 1591 litri sono tanti, ci carichi la bicicletta, ci carichi quello che vuoi. Adesso andiamo a parlare di motori. Eccoci arrivati al discorso motorizzazioni. Quest'auto dunque è disponibile o con trazione posteriore al motore solo dietro o con trazione integrale a due motori, uno per asse. Le batterie sono due, una da 58 kW e l'altra da 72,6. Partiamo dalla versione a trazione posteriore con il pacco batterie più potente. In questo caso l'auto tira fuori 217 cavalli con 350 Nm di coppia massima ed è l'allestimento che ha l'autonomia
autonomia maggiore. Si parla di 470-480 km, calcolati secondo protocollo WLTP, che è abbastanza veritiero. Lo stesso modello con la batteria da 58 kW, eroga 170 cavalli, un pochino di meno, e ovviamente scende anche l'autonomia, però ricarica più in fretta. Passiamo alla 4WD, la versione più potente, quella abbinata alla batteria 72.6, che complessivamente tra i due motori eroga 306 cavalli con la bellezza di 605 Nm di coppia. E sugli elettrici la coppia è tanta roba perché è immediatamente disponibile. In questo caso le prestazioni sono davvero sportive perché fa uno 0-100 da 5,2 secondi. Lo stesso modello abbinato alla batteria da 58 kW di cavalli ne tira fuori 235 e lo 0-100 arriva sopra i 6. Per quanto riguarda la ricarica, la IONIQ 5 è disponibile per usufruire di strutture da 400 o 800 volt e si adatta automaticamente, non c'è bisogno di accessori particolari. I tempi massimi di ricarica con le centraline più potenti sono notevoli perché in 18 minuti fa l'80% del pieno e soprattutto in 5 minuti immagazzina energia elettrica capace di mandarla avanti per 100 km. Quando arriverà? Non ci sono dati certi, dovrebbe arrivare entro l'anno a prezzi orientativamente tra i 45 e i 50 mila euro. Però di questo non c'è certezza. Speriamo di provarla presto.